Ciao a tutti e bentornati nel canale. Queste corvine sottotaglia che lascio in pace mi danno il benvenuto nella giornata di pesca odierna. Dietro questo movimento c'era proprio questo polpo. La loro taglia in questo periodo autunnale inizia a diventare veramente interessante. Per semplificarmi la vita, con il mio Matador 76 che uso da 5 anni ormai, carico alla pinnetta intermedia dell'asta, lo sparo e me lo porto in superficie. Pochi fronzoli, pochi problemi. Mi interessa un'arma molto versatile, con cui posso fare veramente tutto. Questa triglia con le sue tenere carni riesce a fuggire dall'asta. Un peccato perché me la sarei volentieri portata a casa. Vedo questo gruppo di Conchillaru tra gli ultimi rimasti. Questi cefali, dopo l'accoppiamento, sono quasi completamente frastornati. Una volta però che mi vedono a galla, è praticamente impossibile che tornino all'aspetto. Brandeggio velocemente il fucile, cercando di trovare una direzione di sparo verso il pesce, ma risulta davvero impossibile. Allora cerco di inseguirlo. Il suo inseguimento termina nel momento in cui trova questa barriera di rocce. I Conchillaru sono veramente frastornati durante l'accoppiamento e non raramente succede che mostrino il fianco in questa maniera. Sono molto contento di questa cattura perché veramente il fucile mi ha accompagnato con un semplice brandeggio e una semplice mobilità durante un'azione abbastanza complicata. Non avrei potuto effettuare questa cattura se avessi avuto un fucile magari più lungo, difficile da spostare durante un inseguimento di questo genere. In mare bisogna essere preparati a tutto, anche a questi particolari eventi. E con lo stesso fucile con cui sono andato ad insidiare in acqua bassa cefali o magari preso il polpo, vado a cercare di insidiare un po' più fuori qualche serranide.
come un bisturi. Il Matador 76 si è comportato in maniera perfetta nel momento in cui questa cernia, per la sua curiosità, usciva fuori dalla tana con una piccola porzione di testa, forse soltanto scrutandomi con la metà di un occhio. È stato sufficiente per piazzare questo tiro assolutamente micidiale, di una precisione inaudita, semplicemente scaricando alla tacca intermedia dell'asta, quindi mostrando ancora una volta quanto sia versatile il Matador 76 in questa versione con asta 6,5 che mi piace utilizzare. Un bellissimo pesce che rende questa giornata veramente veramente fruttuosa. Sono veramente molto contento, ancor di più per il fatto che non ho dovuto intercambiare tra un fucile e un altro, e con la stessa arma ho fatto veramente tutto quello che mi serviva. Un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.